Cucù mesami, bentrovate, bentrovati, nuovo video dedicato alla nuova collezione di Kiko, tutta colpa di Tremenda 75, sì Elena, è colpa tua perché mi ha dato l'anticipazione su Instagram. Oggi, venerdì, sono andata in negozio, la ragazza, la commessa, la chiamo la ragazza perché lei mi ha detto, ma la ragazza che viene sempre appena metto fuori la collezione Kiko, come mai non è venuta? Impegni lavorativi intorno al 16, noi siamo di scadenza. Questo mese, a maggior ragione, per chi lavora nell'ambito delle contabilità, insomma, ci sono le scadenze anche dei contributi e soprattutto dell'INAIL, quindi ero oberata. Sono senza rossetto perché ne ho comprati due, quelli in stick. Ne provo uno con voi. Ho preso lo 01 e lo 02. Io sono già tutta molto primaverile, ma il tempo oggi ha deciso di virare al peggio. Lo 01 era già sold out e è stata così gentile la ragazza da recuperarmelo nel magazzino e ho preso anche lo 02. Il pack è molto bello, questo degradé dal rosa pallido confetto a questo color Tiffany, e questo è lo 01, un color biscotto che vi ripeto, quest'anno è di gran moda. Vi ricordo la collezione di Essence dedicata agli abbracci e ai teddies. No, non ve la lascio qui perché l'ho cancellata, sperando di non cancellare anche questo video. E lo vado a indossare. Questi mattitoni sono un 2 in 1 che sapete io amo e apprezzo tantissimo. Da un lato hanno la loro matita labbra, mi ricordano tanto i rossetti che amo di color pop. Molto facile, molto pratico da portare in borsetta, nella sacca della palestra, in ogni dove. Un bellissimo colore è la texture che amo dei rossetti di Kiko, quelli che escono in edizione natalizia e che escono invece in primavera con questi matitoni, tant'è che ho qua quello della Blossoming Beauty dello scorso anno, lo 02, vedete? Ve lo metto qua, questo è quello dello scorso anno e tende un po' più al mauve, ma ne avevo presi parecchi perché tornano veramente utili, si stendono con una facilità estrema, uniformano le labbra. A me piace tantissimo la texture perché non secca per niente le labbra, dà quel colore uniforme. Allora, questo è proprio un classico colore biscotto. Vabbè, questo è quello dell'anno scorso e ora vi faccio vedere lo 02. È un vinaccia, lo 02 è un vinaccia, gli altri colori erano un po' troppo accesi per me. I rossetti belli anche nel bullet, però un po' troppo lucenti, troppo scorrevoli. Colpo di scena nel senso che si assomiglia leggermente a quello dello scorso anno, anche se in realtà questo è un po' più intenso, però li vedo molto simili. Quello dello scorso anno ha forse una punta di arancione in più che lo rende più caldo, ma ragazze, veramente, a colpo d'occhio sulle labbra non si nota e potrei dire che è quasi simile. Ecco, però nel pack si vede la differenza. Come vi dicevo, quello dello scorso anno ha una tendenza più al mattone, una punta di corallo in più e quella di quest'anno è più sul vinaccia. Della linea skincare non ho preso niente, ho visto in velocità ora un video di Anna Magni che saluto, che mi ha ricordato il correttore che non ho considerato. Oggi ero di corsa e ho visto anche il video già di Tremenda 75, ma ve l'ho già detto. Solitamente la cipria perfezionatrice che usciva era lei, la polvere finissima. Quest'anno è uscita la cipria che è non solo cipria, ma anche una polvere perfezionatrice, cioè una cipria perfezionatrice e primer. È un 2 in 1 cipria e base viso perfezionante, fissante e levigante. Si adatta ad ogni
carnagione grazie alla texture. Infatti la colorazione è unica. Allora l'ho presa perché ha ragione Elena Tremenda 75, una volta che voi la toccate ve ne innamorate. Il pack è in soft touch, bellissimo, devo dire bellissimo, colore unico ed è stupenda. Si può utilizzare col pennello e anche con la sponge non bagnata, e qui rispondo indirettamente a Elena che si chiedeva appunto se avesse fatto bene o male ad utilizzarla bagnata. Mi ha detto la mia commessa assolutamente no, bagnata, ma o pennello o sponge o puff. È setosissima, impalpabile, ricorda moltissimo gli skin bronzing, gli skin glazing, si chiamano glazing? Non mi ricordo più, vabbè, gli skin di Nabla come texture. Ora provo a utilizzarla per vedere anche sotto il contorno occhi. Mi ha detto infatti la commessa che va molto a illuminare, è riempitiva, quindi da utilizzare anche in quelle zone dove si vuole dare un po' di pienezza, tipo le rughe qua. È setosissima, non segna, perfetta anche per incarnati âgé, le ragazze non ne hanno bisogno. Ma le age, perché no? Questi sono quei pezzi di Kiko da prendere al volo, perché sono sicuramente delle perle. Sì, sicuramente ha illuminato tantissimo. Poi ovviamente io l'ho distribuito col puff, ma anche col pennello. Finissima, impalpabile, lucente, meravigliosa, una texture impercettibile, stupenda. Come sono bella sconvolta oggi, ma è venerdì e ci sta. Sempre colpa di Elena, ho preso la 02, la terra setosa e uniformante dal finish matte, arricchita con olio di jojoba. Il corriere, ragazzi. C'è il capitano che mi sta minacciando di buttarmi fuori di casa. Soft touch, e questa terra bronzer è effettivamente fredda. Tra l'altro, guardate, ha questo involucro per proteggerla. Direi che è molto, molto fredda e non ho resistito. Devo dire che anche qui la texture è impalpabile. Vi devo dire che è una meraviglia. Vado subito a provarla con voi. Ale, ridiamoci un po' di tono per il weekend. Ha una profumazione di iris, una profumazione di fiori. A me non disturba, ma chi è sensibile ai profumi, ve lo dico già. In gamma, oltre alla cocoa, ce n'è un'altra più calda che a me sembra presente anche nella palettina viso con quattro cialde, molto carina, molto pucciosa, perché è sempre così in soft touch, però ha le classiche quattro cialde, delle famose cialde che escono sempre per nella palette viso di Kiko Primavera. E mi sembra che questa abbia anche lo specchio e ha degli illuminanti che in realtà potrebbero essere utilizzati anche come top coat o come ombretti. Ve le metto un attimo a confronto. Questa di Nabla ha sempre un tono più freddo. Il Revolution, sempre in colorazione medium. Però vi posso garantire che ha ragione Elena, è una delle terre, forse una delle prime di Kiko così fredde. Quattro smalti, un color teddy, vi ricordo il biscotto che va di gran moda quest'anno, vi ricordo anche la collezione di Pupa che è un inno a questi colori, sabbia, terra, cannella, molto belli, però
mi sembrava un po' un rimando a quello che avevo già preso nella collezione di Essence. Oltre al biscotto c'è anche un lavanda e c'è un bellissimo rosa antico molto intenso, ma io sono rimasta colpita da questo che mi ricorda tanto il Rouge Noir di Chanel, lo 004. L'ho steso in velocità, e vi dico già che non è il Rouge Noir, è un viola, viola, viola molto, molto intenso. Sono rimasta un po' delusa, mi aspettavo un altro tipo di colorazione. Come ogni anno, poi ho ceduto all'ombretto cremoso in stick insieme alla matita occhi a lunga durata. Per intenderci, lo scorso anno nella Blossoming Beauty era uscito questo che aveva un bel rosa lucente e la matita per Vinca. Eccolo qua. Questi sono veramente molto pratici perché quando andate in velocità al mattino, da una parte utilizzate la matita e dall'altra c'è l'ombretto. L'anno prima nella Mood Boost erano usciti sempre altri colori che vedete. Vediamo quest'anno perché sono più cicciottosi nel pack. Nella forma ricordano un po' quelli dello scorso anno, invece nella colorazione ricordano quelli di 2 anni fa, forse della Mood Boost. Io ho preso il grigio, cioè da un lato c'è l'ombretto così che è un grigio con un tocco di pervinca, eccolo qua, vedete? Sì, c'era anche matita nera e ombretto dorato. Ci sono varie nuance e questa è la matita. Io vi dico, questi li compro da anni, sono di una facilità estrema. Al mattino andate proprio a definire il tratto e a illuminare la parte interna dell'occhio con questi che sono meravigliosi. Sono di una facilità estrema anche in macchina, se tenete sempre la vostra pochettina per le emergenze, questi tornano veramente bene. A parte la convenienza di 2 prodotti in uno e la praticità soprattutto. E poi vi dico, sono veramente utili soprattutto quando andate di corsa. Quindi io questi prodotti di Kiko li suggerisco, li consiglio sempre, sono stupendi. Allora, l'unico prodotto che mi ha lasciato un po' delusa è lui, perché sì, è un bellissimo viola e si può utilizzare. Ma veramente vi sfido ad andare in negozio e a vederlo così dalla boccetta sembra un nero, ma infatti mi sembrava strano che nella collezione primaverile ci fosse un nero, però pensavo fosse un tocco inusuale, un tocco di verve. Sicuramente ciò che vi consiglio sono il bronzer cioccolato, che qui sembra un po' più tenue, ma vi posso garantire che per Kiko è veramente una novità, spinge. Sicuramente lei, che è una novità molto molto bella, molto interessante. Interessante anche la palettina viso che aspetto di acquistare con qualche sconto. E qualche pezzo della collezione skincare, non ho considerato il correttore che forse potrebbe essere meraviglioso. Non mi è stato rilasciato nulla né di buono né di altre scontistiche. Ho sorvolato sulle palette perché dal mio punto di vista Kiko non lavora bene con le palette ombretti. Mi ha detto la ragazza, la commessa, che è presente una cialdina che è un primer, in realtà non è un ombretto chiaro. All'interno della palettina c'è proprio o un panna o un burro, che è un primer da utilizzare prima
di andare a stendere gli altri shimmer, li ho visti un po' troppo sbrilluccichi, insomma, non sono nelle mie corde, come non sono nelle mie corde questa volta, strano ma vero, i blush, almeno i due presenti erano un po' troppo shimmerosi per i miei gusti e quindi ho sorvolato. Spero di esservi stata utile. Buono shopping da Kiko, aspettando la primavera. Vi mando tanti bacini, bacioni, baciotti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!